Assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, oggi un ulteriore tassello di crescita per il nosocomio atessano. Sì, siamo qui a Presidio di Atessa per inaugurare un'apparecchiatura di grande rilievo, quella della risonanza magnetica, perché questo presidio potrà usufruirne per tutti i pazienti del nostro territorio, ma soprattutto servirà per abbattere quelle lunghe liste di attesa in quel circuito di hub spoc, ossia le risonanze di alta complessità che sono situate presso i presidi hub, porteranno avanti quella diagnostica importante e complessa. In questi presidi spoc ci saranno quelle di bassa intensità. Questo servirà, come ho detto, per abbattere le liste di attesa, ma soprattutto per dare risposte immediate ed appropriate. Attraverso la riorganizzazione e la ristrutturazione di questo presidio, attraverso l'incremento dei numeri del personale e dell'aumento di queste apparecchiature, stiamo dando un segnale importante, fattivo e completo di una sanità attenta a tutti i nostri cittadini. Per questo presidio si parla da alcuni anni di area disagiata, probabilmente a breve ci sarà la conclusione di questo iter nei tavoli romani. Sì, è vero, purtroppo sono mesi e mesi che questa rete giace presso il Ministero, proprio perché portiamo avanti queste istanze, tipo questo presidio ospedaliero di rimanere di zona disagiata così come abbiamo richiesto, e ormai siamo alla fine, siamo riusciti, devo dire, ad ottenerlo, e quindi mettendoci dentro tutti i servizi che spettano. E siamo con il direttore generale della ASL Lanciano Chietivasto, Thomas Schell, che aveva promesso delle migliorie, abbiamo atteso qualche mese, però alla fine i risultati cominciano ad essere concreti sotto gli occhi di tutti. Sì, noi avevamo promesso che tutto quello che c'era da Atessa lo avremmo riportato ad Atessa e l'abbiamo messo molto meglio di quanto non era. Ricordo che qui c'era un attacco a due strati che è diventato un attacco a 180 strati, qui c'era una risonanza articolare del 1998 e quando sono arrivato era rotto, per cui diciamo noi oggi abbiamo una macchina di ultima generazione che fa praticamente tutti gli esami di risonanza magnetica ad esclusione del cervello, per cui un grande acquisto per questo ospedale. In prospettiva appunto noi porteremo anche una seconda risonanza da Tesla di un Tesla e mezzo, che corrisponde alle risonanze degli ospedali di Lanciano, Vasto e Chieti, per cui quattro risonanze di questa portata dovranno risolvere tutte le esigenze di diagnostica di tutta la popolazione senza grande liste di attesa. Poi mi sembra una grossa intuizione è stata quella di appoggiarvi per questo nosocomio, per la radiologia, a Chieti piuttosto che a Lanciano. Sì, anche perché alcune macchine, come anche questa risonanza articolare, vengono gestite dal tecnico di radiologia e il medico può essere in sala di refettazione sia da Atessa che a Chieti, e chiaramente avendo tanti radiologi anche per la scuola di specializzazione, il professor Caolo a Chieti, quando qui si va in affanno perché i tecnici sono molto bravi, tra l'altro sono già preparati perché hanno gestito la vecchia risonanza, diciamo questi esami possono essere effettuati in tempi brevissimi nell'ospedale di Chieti. I fondi del PNRR vi hanno facilitato, ma voi eravate pronti anche ad un piano B a prescindere da questi fondi, mi sembra di aver capito. Sì, questa risonanza che è rotto nel 2019, l'abbiamo disattivata del tutto e avevo deciso già a quei tempi di rinnovarla con fondi di bilancio, per cui questo sono 450.000 euro fatti con fondi di bilancio, come anche i più di 100.000 euro che abbiamo investito per riaprire il distretto qui nel San Camillo. Diceva qualche conduttore, non è finita qui. No, nel senso noi andiamo avanti, devo ringraziare tutto il personale sia di comparto che sanitario, medico di questo presidio, anche al dottor Flocco come nuovo direttore del PTA di Atessa, che si stanno impegnando, ci credono e sono molto motivato a portare avanti questo ospedale sia come distretto che come ospedale di area disagiata. Presente come d'altronde in tutti gli avvenimenti importanti del nostro comune anche l'assessore regionale Nicola Campitelli per questa nuova inaugurazione, un segnale di crescita per il nostro ospedale. I fatti sono inequivocabili, nel passato ci sono state amministrazioni
che verranno ricordate sicuramente per delle chiusure e delle privazioni per il nostro nosocomio, ma ci sono anche delle amministrazioni che saranno fortunatamente ricordate per dei ritorni e delle riaperture. Ma assolutamente sì. In passato, quando la regione veniva da Tessa, veniva per chiudere. Con questo governo regionale, quando la regione viene ad Atessa, viene per aprire, per tagliare i nastri e per inaugurare nuovi reparti, nuovi macchinari. Questa mattina una risonanza magnetica completamente nuova, all'avanguardia, ma soprattutto mi preme ricordare da dove siamo partiti, perché appena ci eravamo insediati l'ospedale di Atessa era una scatola vuota, era un magazzino, era destinato a chiudere. Dopodiché c'è stato il periodo della pandemia, un periodo difficile per tutti quanti noi, per la Giunta Marsiglio, per una piccola regione come la nostra che comunque con risorse sia economiche, umanitarie e infrastrutturali anche limitate. Nonostante tutto noi abbiamo dovuto, nessuno di noi aveva mai affrontato una pandemia, anche perché siamo passati poi da un'epidemia a una pandemia nel brevissimo tempo. Abbiamo cercato di agire come agirebbe un buon padre di famiglia, anche con scelte coraggiose e magari anche impopolari. E ad aprile del 2020, quando il sottoscritto insieme al presidente Marsiglio ci recammo qui ad Atessa, mentre noi cercavamo di rassicurare tutti i cittadini su quello che era poteva essere l'impegno di questo governo regionale rispetto, diciamo, a salvaguardare questa struttura non solo per Atessa ma per un intero territorio, c'era chi si divertiva a fomentare tutta la popolazione facendoci trovare lenzuola e facendoci sentire anche ladri a casa nostra. Noi all'epoca ci abbiamo messo la faccia, abbiamo lavorato in silenzio, abbiamo preso un impegno con un intero territorio, dicendo che tutto ciò che veniva spostato da Atessa non per volontà o per schizofrenia di qualcuno, ma semplicemente per cercare di salvare la vita agli abruzzesi, tutto ciò che veniva quindi tolto per salvare la vita ai cittadini della nostra regione, l'impegno era quello di riportarlo qui. E oggi non solo abbiamo riportato tutto quello che c'era prima della pandemia, ma l'abbiamo inserito all'interno di una struttura completamente rinnovata, completamente nuova, con reparti completamente nuovi, macchinari all'avanguardia. Quindi abbiamo creato un contenitore completamente all'avanguardia per un territorio importante come quella del territorio della Val di Sangro, di Atessa e di tutti i comuni limitrofi. Quindi è chiaro che noi abbiamo fatto la struttura, oggi lo stiamo riempiendo di contenuti, sia in contenuti in termini di macchinari, ma anche in termini di risorse umane, quindi con anestesisti, con professionisti, medici che sono diciamo punti di riferimento per tutta la nostra ASL. Questa è la politica del fare, non la politica delle chiacchiere, quindi è ovvio che da qui in avanti io mi aspetto anche da parte di chi amministra questo territorio, ecco, una maggiore collaborazione e magari ecco meno propaganda politica per sminuire il lavoro che fanno gli altri, anche perché voglio ricordare che non c'è stato mai nessun governo regionale così attento come questo governo regionale nei confronti delle esigenze di un intero territorio come quello di Atessa. Tutto quello che oggi c'è e quello che si sta facendo all'ospedale di Atessa è merito sicuramente di questo governo regionale, dei medici, degli operatori sanitari che lavorano tutti i giorni all'interno di questa struttura. È un punto di partenza per poi giungere a quell'altro obiettivo che noi abbiamo già ribadito anche all'interno della nostra rete ospedaliera, come quella dell'ospedale area disagiata. Noi ce la stiamo mettendo tutta e credo che comunque da questo punto di vista i fatti ci danno proprio ragione. La sanità è un bene di tutti, quindi diciamo le tifoserie le lasciamo al mondo dello sport. Assolutamente no, io sono uno dei tifosi forse più accaniti del calcio, però quando si parla di sanità, si parla della salute dei cittadini, bisogna togliersi la casacca politica e governare per il bene dei propri cittadini. Dallo scorso settembre il dottor Enrico Flocco è il responsabile del PTA di Atessa. Dal momento del suo avvento ci sono state, non so se per coincidenza o per meriti anche suoi,
delle importanti novità che riguardano questo presidio, a cominciare anche dall'evento di oggi. Allora, buongiorno a tutti. Ma oggi abbiamo avuto una inaugurazione importante, che è quella della radiologia, diciamo della risonanza magnetica articolare all'interno dei locali della radiologia, un ulteriore tassello a quello che si stava facendo da un po' di tempo. Certo, dal primo settembre la mia nomina un po' ha coinciso con delle inaugurazioni importanti. È chiaro che molte erano già in programma, ma il mio impegno sarà continuo. In realtà per questo ospedale c'è sempre stato, ci continuerà ad essere. È chiaro che abbiamo bisogno del supporto della direzione generale, perché è chiaro che senza il lasciapassare, senza l'ok della direzione generale, è difficile poter costruire tutto quello che uno ha in mente di fare. Chiaro che i programmi ci sono, le aspettative ci sono, sono tante, sono belle, e finora devo dire che comunque non ho trovato mai un divieto o comunque un'opposizione a tutte le mie proposte. È chiaro che è difficile ripartire dopo una fase delicata come quella del Covid, in cui fondamentalmente l'ospedale è stato smantellato, e soprattutto cercare di riportare tutti quelli che erano i reparti servizi prima presenti all'interno dell'ospedale. Fondamentalmente è vero che questo ospedale ha subito una inversione di tendenza, cioè ci sono stati dei cambi per quanto riguarda tutto quello che c'era presente dentro, che era presente dentro l'ospedale, perché con il DM70 la Regione Abruzzo nel 2016 ha trasformato l'ospedale in un PTA. Poi è chiaro che una proposta da me sostenuta, e poi sicuramente il sindaco di Giulio Borrelli ha portato avanti ancora questa nostra idea, che era quella di cercare di portare avanti il discorso dell'area disagiata all'interno dell'ospedale di Atessa. Noi siamo in attesa delle disposizioni del Ministero, ma chiaramente queste cose non dipendono da noi. Nel frattempo dobbiamo cercare di ottenere il massimo possibile per quello che possiamo avere, e appunto i risultati li stiamo avendo. Intanto c'è l'impegno grosso della Regione, che ad Atessa ha investito tantissimi soldi, si parla circa di 4 milioni di euro, ci sono anche gli investimenti dei privati che hanno contribuito a ridarci il sorriso, ed è chiaro che bisogna comunque dire che rispetto a 4-5 anni fa, in cui l'ospedale oltre ad essere stato riconvertito era stato svuotato ed era invecchiato sostanzialmente, e di quello che di vecchio era una scatola vuota. Poi piano piano sono tornate con l'investimento di soldi nuovi locali, quindi opere murarie, abbiamo tante attrezzature importanti con apparecchiature elettromedicali, e poi questo investimento su delle apparecchiature fondamentali che rappresentano e faranno sì che l'ospedale diventi un fiore all'occhiello, perché abbiamo una radiologia appunto con una risonanza magnetica nuova, ed il direttore generale poco fa ha annunciato che ci sarà un ulteriore apparecchio, una nuova risonanza magnetica non solo articolare, ma che effettuerà tutti i tipi di risonanza di cui questa popolazione necessita, che sarà allocata in nuovi locali che saranno costruiti appunto a fianco alla radiologia stessa. Attualmente è una zona occupata da parcheggi. E quindi ci aspettiamo sempre numeri più importanti per rispondere alle domande proprio dell'utenza. Abbiamo, già dicevo, servizio di gastroenterologia importante, in cui si fanno endoscopie
praticamente giornalmente, e abbiamo dei numeri importanti perché ad oggi in 4 mesi si sono fatte più di 1700 endoscopie. C'è il nuovo reparto di neuropsichiatria, importantissimo, e poi per patologie sempre più crescenti, e però bisogna dare una risposta all'utenza. E poi non devo dimenticare i reparti che ci sono sempre stati e continuano a funzionare benissimo. Per esempio abbiamo un reparto di fisioriabilitazione che ha un percentuale di occupazione praticamente del 100% dei posti letto, e questo è fondamentale, importantissimo, lo dimenticavo prima ma ci tengo a precisarlo. Abbiamo una piastra ambulatoriale fornitissima, abbiamo gli ambulatori, tutti gli ambulatori, avevamo degli ambulatori mancanti, ma dopo insistenti richieste che io ho fatto al direttore generale finalmente ha avuto una risposta positiva, per cui a breve arriverà l'ambulatorio di ginecologia, ostetrice e ginecologia, l'ambulatorio di dermatologia, l'ambulatorio di psichiatria, ci aspettiamo ancora l'ambulatorio di oculistica a breve, e quindi il tutto per rilanciare e ridare un sorriso all'ospedale, ma in particolare alla popolazione. Dottor Flocco, vorrei concludere sull'argomento ospedale di area disagiata. Lungi da me il ruolo di guastatore di feste, però da informazioni che ho avuto da personale sanitario, quindi che meglio di me conosce la problematica, questo ospedale di area disagiata può alla fine rimanere una bandierina elettorale, ma diciamo messa a terra potrebbe rappresentare, anche considerando le crisi di vocazione o almeno le crisi di personale medico, un boomerang. L'ospedale di Saggiata sarebbe il completamento di un percorso importante che è iniziato tanti anni fa e andrebbe a completare la storia di un presidio che diventerebbe uno dei primi in Italia ad essere una struttura mista. È chiaro che bisogna però fare i conti con quelli che sono i problemi della sanità, con quelli che sono i problemi della carenza dei medici, della carenza di personale. L'ospedale di area disagiata prevederebbe, oltre a quello fondamentalmente che c'è, 20 posti letto di medicina e una dei sargeri. Chiaro che io mi sono sempre battuto sull'aspetto della attivazione e riattivazione delle sale operatorie, perché per me è fondamentale che anche la piccola chirurgia trovi spazio, perché fortunatamente non ci sono solo le grandi patologie, ma ci sono le piccole, e se le piccole non vengono trattate possono diventare grandi, e poi soprattutto questi piccoli interventi chirurgici non hanno la possibilità di essere fatti in altri ospedali. Qui a questo punto, con un ospedale di area disagiata, si tratterebbe fondamentalmente di implementare questa attività chirurgica. Invece per quanto riguarda la medicina, chiaramente questo poi è un discorso che è il direttore generale che dovrà cercare di trovare le soluzioni possibili per far sì che una medicina possa essere sicura, che possa essere valida, che possa essere veramente di aiuto. Certamente sarebbe una cosa molto importante da realizzare. L'altro aspetto che voglio ricordare è che, su cui io avevo puntato tantissimo, è di far sì che il pronto soccorso fosse e continuasse a vivere per 24 ore, cioè fosse H24, e su questo abbiamo ricevuto l'ok della direzione generale. Qui all'autorità intervenuti per questa giornata importante per Atessa. Atessa era il primo ospedale della nostra provincia che aveva una risonanza. Nel 97-98, avevo discusso prima, ma diciamo inaugurazione ufficiale con l'auto 98. Appunto, quando sono arrivato, 3 anni passa qua in questa provincia, c'era lotta, nel senso non funzionava più il servizio fatto. E appunto, diciamo, noi come ASL siamo messi abbastanza male con la risonanza, perché anche le altre che abbiamo, che sono la vecchissima di Vasto
e diciamo una meno vecchia di Lanciano, erano diciamo anche queste arrivate alla loro lunghezza di vita, e diciamo noi sopravviviamo in questo momento grazie all'Università di Chieti, perché diciamo l'ITAP, dove il professor Caolo, diciamo, ha, meno male, con i fondi di ricerca e la ricchezza dell'università, due risonanze, una Tesla e mezzo e una 3 Tesla, su cui buona parte dei pazienti fanno oggi gli esami. Esami che sono, diciamo, negli anni, tra Covid, non Covid, rottura e fuori servizio, si aggirano tra le 12 e le quasi 15.000 esami all'anno. Qual è la situazione su questo? L'assessore mi chiede sempre i tempi di attesa, giustamente come la cittadinanza. Noi con tutta questa difficoltà abbiamo garantito anche nel periodo Covid le urgenze. Nel senso, la dottoressa Galante mi ha fatto diciamo tutta la statistica. La classe U noi siamo tra il 97 e il 100% diciamo di disponibilità. E devo ringraziare tutte le radiologie, perché ogni volta che c'è un paziente, specialmente oncologico, che ha bisogno, diciamo, in qualche modo ce lo gestiamo. Tra l'altro devo ringraziare anche l'università in questo periodo, che ha aperto il sabato pomeriggio per fare ulteriori esami, perché diciamo in qualche modo la situazione stava peggiorando. Per quanto riguarda gli altri, nel senso li brevi, differibili e programmabili, noi ci aggiriamo sulle brevi, diciamo sul 98%, che non è un brutto risultato, e diciamo sulle differibili, diciamo sempre diciamo sul 98-99%, per cui non è drammatico. Il dato diciamo che diciamo ci ha indotto già a quei tempi a investire è che noi facciamo circa 1.500 esami fuori ASL, perché qualcuno non trova posto sull'offerta di questa azienda e si prenota diciamo al sud, anche verso Campobasso, diciamo, se no Pescara, o diciamo molti anche fuori regione. Allora, per questo noi abbiamo fatto un programma pluriennale di rinnovamento del parco tecnologico. Non avevamo i soldi, però diciamo con PNRR un passo in più facciamo. Per cui, siccome il PNRR, quando sono arrivato, non c'era, noi avevamo deciso, diciamo, con fondi di bilancio, di rimettere la risonanza ad Atessa. Per cui questo che vediamo oggi qua è un primo investimento sul rinnovamento delle macchine di circa 450.000 euro, di cui diciamo 200 di lavoro e 250 di acquisto, che parte diciamo dall'inizio di gennaio con diciamo la formazione e da metà gennaio con i pazienti. Questa macchina, siccome questa radiologia è gestita dall'università, ho detto al professor Caolo deve fare almeno 10 esami al giorno nella fase iniziale, e l'anno prossimo deve fare almeno 2.000 esami, perché con 2.000 esami in più, con una risonanza aperta a basso campo, diciamo noi possiamo togliere pazienti dalle macchine che in questo momento sono più preziosi, specialmente l'ITAP, per fare i segmenti che qui non possiamo fare, specialmente il cervello, perché chiaramente diciamo noi abbiamo diciamo delle liste di attesa sugli esami più complessi in questo momento. Però non finisce qua, perché con il PNRR noi avremo il rinnovamento delle due risonanze di Lanciano e Vasto. Vasto è arrivato come ho trovato questa, nel senso praticamente non facciamo volumi per obsolescenza, perché non si vede più. Lanciano è meno vecchia, ma diciamo è arrivata anche questa, e monteremo la prima risonanza al Policlinico di Chieti. La quarta va da Tessa. Nel senso, voi vedete qua dei grafici. Nel senso, noi allargheremo questa radiologia, che abbiamo praticamente rifatta tutta, verso il parcheggio dietro, e lì nascerà diciamo un corpo aggiunto per ospitare una risonanza di un Tesla e mezzo. Un Tesla e mezzo è una risonanza che fa praticamente tutti gli esami, e diciamo in questo senso questa radiologia,
che è diventato un punto di attrazione, sarà, diciamo, dotato di due risonanze, di cui una di basso campo, una di alto campo, e sarà uno dei punti di riferimento dell'ASL per il programmato, perché chiaramente le risonanze che andiamo a sostituire, specialmente a Lanciano e Vasto, saranno destinate anche alle urgenze e ai ricoverati. Quella di Chieti, diciamo, è un progetto un pochino più complicato, per cui la vedremo nel 2024-25. Cosa, diciamo, abbiamo anche previsto, diciamo, c'è l'ultimo passo che facciamo qui nella radiologia, che appunto, diciamo, noi faremo l'ammodernamento della radiologia tradizionale con fondi del PNRR, e siccome noi abbiamo la senologia di Ottona certificata, per non perdere la certificazione noi dovremo sostituire un mammografo, per cui il mammografo che qui c'è sarà rinnovato. E diciamo, c'è la dottoressa Murzi che si è messo d'accordo con il professor Caolo stamattina, che diciamo anche questo mammografo sarà gestito direttamente dalla senologia di Ottona, e diciamo il resto della radiologia gestito dal professor Caolo con tutto il suo staff, specializzando compagnia bella. Per cui diciamo questo è un grande momento, un primo passo, la prima risonanza nuova di 5 che diciamo verrà in sostituzione e diciamo aggiunta, e nel 2023-24 questa ASL avrà risolto il problema delle liste di attesa. Io ringrazio tutti che sono intervenuti, le DIT, diciamo, che con grande curatezza hanno fatto anche questo lavoro. Come vedete, questo ospedale si presenta sempre più bello. Poi ho detto di curarlo, specialmente a Flocco, che diciamo che è il nostro responsabile da settembre, e diciamo lo misuro sui numeri, perché chiaramente diciamo noi abbiamo fatto grandi investimenti all'endoscopia, alla riabilitazione, compagnia bella, e diciamo continuiamo a fare questo ospedale un ospedale di riferimento non solo nella Val di Sangro, ma diciamo anche diciamo per gli utenti che trovano risposta qua senza andare fuori ASL. A quel punto chiedo, diciamo, forse al sindaco di dire la sua, poi l'assessore Campitelli, e diciamo la macchina, diciamo, è inutile che la spieghiamo, nel senso fa tutte le cose, salvo il cervello, l'abbiamo già detto, è bellissima, è di ultima generazione, è più bella di quella di San Salvo, che è una macchina simile, e diciamo qui è introdotto in una radiologia che appunto diciamo diventa una radiologia per l'esterno, diciamo, al completo. Sindaco. Ringrazio e prendo atto naturalmente dell'ammodernamento tecnologico, ringrazio l'assessore Verì, l'assessore Campitelli, ringrazio lei, direttore. Di queste cose abbiamo discusso anche nel comitato ristretto dei sindaci, proprio per cercare poi di migliorare complessivamente l'assistenza di tutta la nostra ASL, non solamente di un comune, di un presidio. Questo indica che c'è un'attenzione importante. Va ringraziata, diciamo, la ASL, va ringraziata la Regione dell'impegno che hanno dimostrato, di tutto quello che, diciamo, potrà avvenire di più e di meglio per il territorio di Atessa, ma direi per tutta la provincia di Chieti e la ASL. Come sapete, naturalmente noi poi, come dire, contiamo di fare la festa vera, la festa grande, quando questo presidio ospedaliero, che è il San Camillo dell'Ellis, che è una struttura complessa, avrà realmente completato il suo percorso, perché noi riteniamo che proprio perché ci sono queste anche apparecchiature di eccellenza, di avanguardia, adesso può diventare una struttura mista, che è un punto importante per tutta l'ASL, direi per tutta la regione, perché avere un bel presidio territoriale insieme a un presidio ospedaliero, seppur minimo, per cui va completato il percorso, e qui però non dipende tutto e solo dal tavolo romano, io penso che sia un'occasione importante per un territorio, per tutta l'ASL, per la regione e per tutti noi. Intanto vi ringrazio del lavoro che avete fatto fino adesso, naturalmente poi il giudizio finale lo daremo quando tutto il percorso sarà completato e potremo verificare qualcosa che non esiste nella nostra regione e che qui può esistere grazie al fatto che abbiamo avuto le donazioni di privati, ci sono stati gli investimenti della regione, grazie all'opportunità che offrono i fondi del PNRR. È un'occasione unica per cui possiamo mettere questo nosocomio su una strada nuova.
siamo lungo questo percorso, quando arriveremo alla meta faremo tutti insieme una festa grande. Grazie. Parla prima lui, poi per... chiudo io. Assessore Campidelli. Allora, che mi controlla sempre, eh? Io stresso i miei e lui stressa me, giusto per capire il ruolo che ha. No, grazie Thomas, saluto tutti gli intervenuti. E innanzitutto vi voglio portare anche i saluti da parte del Presidente Marsiglio, che mi ha chiamato prima che io arrivassi qui. Sapete benissimo perché lui oggi non è qui, per ovvi motivi, voglio dire, anche di deambulazione. Vabbè, li facciamo un attimo, lei arriva, non ha bisogno. Però lui ci teneva innanzitutto a ringraziare per l'attività svolta e ci teneva anche a ricordare, direttore, da dove siamo partiti, perché quando ci siamo insediati, uno dei primi sopralluoghi fatti in questa struttura era una struttura vuota. Era non alla, secondo l'assessore Campitelli, ma secondo di quelli che operavano e lavoravano qui dentro, era diventato un magazzino. Poi è scoppiata la pandemia. Io ricordo queste cose perché noi dobbiamo sapere da dove siamo partiti. Nel 2020 è scoppiata la pandemia, nessuno di noi aveva mai affrontato una crisi così pesante, e nonostante tutto, grazie all'ottimo lavoro svolto da parte della mia collega, l'assessore Nicoletta Verì, da parte del governo regionale, abbiamo dovuto fare anche delle scelte coraggiose e impopolari. Da una parte noi ci stavamo impegnando a rassicurare la popolazione, dall'altra parte però c'era qualcuno che fomentava la popolazione. Quando noi siamo venuti qui a aprile 2020, ci hanno fatto trovare lenzuola e fatto sentire ladri a casa nostra. Allora è ovvio che questo va ricordato, perché i sottoscritti ci hanno messo la faccia, ci ha messo la faccia il Presidente Marsiglio, dicendo che tutto quello che veniva spostato dall'ospedale di Atessa veniva spostato perché avevamo bisogno di salvare la vita agli abruzzesi, e tutto quello che veniva spostato veniva con la promessa che veniva rimesso ad Atessa. Quindi credo che questo impegno sia stato mantenuto alla perfezione, e non solo, abbiamo rimesso tutto quello che c'era all'interno di una struttura completamente nuova, cercando da oggi in poi, chiaro che questo non è il punto di arrivo, è un punto di partenza per cercare quell'obiettivo che tutti quanti noi vogliamo, così come l'assessore Ramo ha già proposto anche all'interno, diciamo, della rete, come struttura di area ospedale di area disagiata. In sostanza, cosa voglio dire? Questa è la politica del fare. Quando, voglio dire, la politica viene vista sempre come una cosa negativa. Non è una cosa negativa. La politica è la più alta forma di carità cristiana se viene svolta con il principio di aiutare il prossimo. E quindi questa è la politica del fare, questa è la politica che noi vogliamo portare avanti, non di propaganda. È ovvio che noi ci aspettiamo una collaborazione da parte di tutti, e posso dire che senza smentita che non c'è mai stata una regione così vicina alle esigenze, alle problematiche di Atessa, del presidio ospedaliero di Atessa, e quindi quando parli di Atessa ma parli di tutto il territorio che questo presidio copre, come questo governo regionale, perché in passato la regione veniva solo per chiudere ad Atessa, noi veniamo per aprire e per inaugurare. Quindi se oggi abbiamo questa cosa è merito di questo governo regionale e dell'assessore Nicoletta Verì. Grazie. Sì, posso aggiungere che siccome l'assessore Campitelli insisteva sulla riapertura del distretto, chiaramente è un lavoro minore, diciamo, noi oggi anche ufficialmente riapriamo il distretto che si è aperto qualche giorno fa, per cui, diciamo, dove c'era una volta il pronto soccorso abbiamo fatto un mini distretto in attesa, diciamo, della casa di comunità, perché, diciamo, chiaramente è un po' piccolo quello che abbiamo fatto, ma riportato dentro anche il distretto che per Covid era uscito, e diciamo anche in questo senso la promessa è stata mantenuta e c'è un bel lavoro fatto anche, diciamo, per
l'assistenza più amministrativa che non sanitaria per la popolazione di questo comprensorio. L'assessore. Bene, sì. Innanzitutto voglio ringraziare tutti i medici e tutti i sanitari di questo presidio. Ringraziare ed esprimere a loro tutta la mia stima, perché se oggi siamo qui a tagliare un ulteriore nastro, così come ha ben sottolineato il collega Campitelli, il merito è anche vostro e questo ci tengo a sottolinearlo. Direttore, quante volte siamo venuti ad Atessa? Insisto sempre. Penso che questa nostra presenza sia l'elemento tangibile dei successi, dei risultati raggiunti attraverso progettazione, delibere, contenuti. È vero che noi tutti stressiamo il direttore, però devo dire oggi, direttore, che questo stress ha prodotto un ulteriore traguardo, non solo riguardo all'inaugurazione di un'apparecchiatura che, come ha ben spiegato, fa parte di una rete finalizzata a un tipo di intervento più complesso e meno complesso, e l'ha spiegato bene il direttore, ma soprattutto abbiamo letto dei numeri importanti. Il direttore ha parlato di abbattimento di liste d'attesa. Questo ci tengo a sottolinearlo perché è uno degli obiettivi fondamentali di questo nostro momento tragico della sanità, di capacità di riorganizzarci dopo la pandemia, è stato proprio quello. Prima di aver curato i malati del Covid, e ne abbiamo curati quasi 600.000 pazienti, e dietro ogni paziente c'è stata un'organizzazione gestionale e pratica, e questo ci tengo ogni tanto a ricordare. Oggi stiamo riducendo quel numero elevato di quelle liste di attesa e siamo anche a un livello nazionale apprezzati. Siccome vi ho ringraziato, vi devo ringraziare perché spesso e volentieri si parla del modello d'Abruzzo, voi lo dovete sapere, il modello abruzzese. Un modello che non ha prodotto decessi, un modello di un'assistenza, parlo del periodo Covid in modo particolare, un modello di un'assistenza di prossimità con le gravi, purtroppo, carenze che noi avevamo, sia sul territorio, sia sul Dipartimento della Prevenzione e sia sui dipartimenti e sulle discipline dell'infettivologia. Quindi è importante questa risposta. Oggi che facciamo? Attraverso una rete territoriale che abbiamo deliberato in giunta 3-4 giorni fa, inviato alla Genas, approvato nel senso che è di contenuti validi, che rispettiamo quelli che sono i parametri e gli indicatori nazionali, trattini europei, stiamo portando avanti quell'assistenza dentro i piccoli comuni anche, non solo in questo presidio ospedaliero, ma voi dovete sapere che noi abbiamo aggiunto e aggiungeremo, grazie anche alla collaborazione, all'interazione che c'è continuamente con l'azienda, altre 40 case di comunità H12 in tutta la nostra regione. Perché questo? Lo spiego in modo particolare ai sanitari. Il DM70, se ancora oggi è qui il sindaco a cui rivolgo il mio saluto e con il quale abbiamo portato avanti anche diversi momenti di condivisione, se il DM70 era molto restrittivo per questo presidio ospedaliero e voi sapete le battaglie che abbiamo prodotto per avere un'identità, la stessa cosa per la rete territoriale. Ci davano delle case di comunità, ma che non andavano poi a coprire quelle che erano le esigenze di un territorio esteso come questa provincia. Per cui a spese della regione apriremo queste ulteriori case, e questo ci tenevo a dirlo. Un altro elemento che stiamo affrontando è la gestione dei CUP, al di là poi del bando, diciamo, di tutta l'organizzazione tecnica. Stiamo portando avanti incontri, ne abbiamo avuto già diversi con la ARS 02, per
cercare di colmare quest'altro problema sulla chiamata del paziente e la possibilità di avere subito uno slot a seconda delle priorità a disposizione. Stiamo cercando di far parlare, comunicare la mente col braccio e il braccio con la mente, e spero che a più presto, così come il direttore ha elencato oggi questi dati, che la novità è, non è, ripeto, solo questa apparecchiatura, ma è proprio questa riduzione con dati precisi, con grafici, che fa ben sperare che stiamo portando avanti quell'obiettivo di una sanità vicina, di una sanità di prossimità, ma soprattutto, come sottolineo io, che chi mi conosce sa che amo i fatti e la pragmaticità, con contenuti reali. Grazie. Grazie assessore, prego, Carmine Renato, venire avanti. Stavo sicuro. Anche il vescovo segue il modello hub and spoke, perché lui in verità è il cappellano del policlinico di Chieti. Siccome il vescovo non poteva venire, ha detto: mi presenti anche nell'ospedale di, diciamo, comunità, diciamo, di area disagiata, come il mio cappellano del grande ospedale di Chieti. Per cui a Padre Renato la benedizione. Porgo il saluto da parte di Sua Eccellenza, Arcivescovo Monsignor Bruno Forte, che mi ha delegato anche in quanto direttore dell'Ufficio per la Pastorale della Salute della Diocesi. Esprimo le mie felicitazioni per questo ulteriore obiettivo. E se volessimo descrivere la programmazione sanitaria regionale e quella della nostra ASL come un mosaico, vedo che continuamente si aggiungono ulteriori tessere, e questo significa migliorare sempre di più il servizio agli utenti e ai pazienti. Poi sono particolarmente felice perché sono un religioso camigliano, questo è intitolato a San Camillo dell'Elis, questa struttura di Atessa, che sappiamo essere il patrono universale dei malati, operatori sanitari e strutture sanitarie. Allora ecco, se potrà sempre di più e sempre meglio servire, potenziare la sua efficienza, il suo lavoro, ecco, per me è una soddisfazione personale. Quindi da parte dell'Arcivescovo una benedizione a tutti voi, ai vostri familiari, con l'augurio di un sereno Natale. Grazie. Ecco. Grazie. Allora, mo ci vuole il nastro. E la forbice per l'assessore. Vieni qua. Come no? Ci stanno inquadrando, dai, almeno. Ci stai tu che sono, grazie tu. No, ma io mi metto in seconda fila che vengo lo stesso. Fatto! Bravo, grazie, auguri. Adesso vi facciamo anche vedere la bella... Vabbè, questa è una sala molto, molto ampia. Facciamo anche una benedizione e fa, così. E questo è la macchina. Attento a oggetti metallici e magnetizzati. Grazie, allora buongiorno a tutti, saluto le autorità. Io devo dire che sono molto soddisfatto di quello che si sta facendo per Atessa e penso di quello che si farà ancora. Io sono stato a Lanciano per 7-8 anni, ma in pratica sono nato qui, a Tessano. E la storia di questo ospedale l'ho vissuta da sempre, l'ho vissuta anche quando non ci sono stato. Io intanto devo dire che un direttore generale così presente in 30 anni su questo ospedale io non l'ho mai visto, e soprattutto tutti questi investimenti che ci sono stati da parte della regione su questo ospedale, qua parliamo di 3, 4, 5 milioni di euro, riguardo alle strutture murarie, riguardo alle strutture, alle apparecchiature elettromedicali, ma anche con servizi e reparti. È stato seminato tantissimo ed oggi si raccolgono i fatti. I fatti, sapete quali sono? Sono dati dai numeri. I numeri sono questi. Allora, questo ospedale, con questa radiologia, in un anno ha fatto 15.000 esami, ha fatto 4.000 fino a qualche giorno fa esami TAC con e senza mezzi di contrasto. È stata sapientemente
collegata alla radiologia universitaria di Chieti, altrimenti non avremmo potuto avere questi numeri. Abbiamo una endoscopia digestiva che è nata dal nulla, sostanzialmente. Tutto è nata con la dottoressa Marino e con le intuizioni del direttore generale, che l'ha catapultata. Da aprile 2022 ad oggi ha fatto più di 1700 endoscopie, cioè gastro e colonscopie. Significa più di 12-13 endoscopie al giorno, e consideriamo che potenzialmente ne farà tanti tanti altri di più, perché da aprile a settembre ha potuto fare solo una seduta al giorno, due sedute a settimana. Poi successivamente, con l'arrivo degli anestesisti che hanno dato una mano, siamo arrivati a 5 sedute settimanali. È un lavoro importante che qualifica questo ospedale, la qualifica veramente con i numeri, ed ormai questi servizi, che sono di fondamentale importanza, stanno viaggiando veramente con il vento in poppa. Abbiamo un servizio di neuropsichiatria infantile che risponde ad una domanda sempre crescente, e che è allocata in locali del terzo piano totalmente ristrutturati. La stessa endoscopia è stata allocata nei locali del secondo piano, praticamente ristrutturati ex novo, e che rappresentano un fiore all'occhiello. Tutti quelli che entrano si guardano intorno e dicono: ma dove siamo? Non mi sembra di stare all'interno di un ospedale. Questi sono dei salotti, fondamentalmente. Questo è molto importante per l'utenza. Abbiamo una piastra ambulatoriale che stiamo ricostruendo, importantissima. Ci sono tutte le specialistiche ambulatoriali, dalla reumatologia all'endocrinologia, alla psichiatria, alla dermatologia che a breve arriverà, alla cardiologia, alla neurologia, urologia, ginecologia, a breve avremo la ginecologia, che è stato un mio pallino, avremo 12 ore a settimana. Sono tutti specialisti di comprovata esperienza che vengono a far salire il livello di questa struttura. E l'utenza, il territorio, che usufruirà di tutto quello che si sta facendo. E, è chiaro che, aggiungo, stanno rientrando anche i servizi di medicina legale, le commissioni di invalidità si faranno qui. Stiamo rifacendo le vaccinazioni anti-Covid e anti-influenzali. A breve, c'è la promessa della dottoressa Mammarella, ripartiremo anche con le vaccinazioni pediatriche. Tutto questo, chiaramente, devo ringraziare anche il personale dell'ospedale di Atessa, che si contraddistingue sempre per la serietà, per la grande laboriosità e per l'attaccamento al senso del dovere. Io faccio un semplice, l'unico appello al direttore generale: dobbiamo far crescere ancora questo presidio, per cui, siccome ho continua richiesta di medici che vogliono tornare a lavorare con noi, che sono stati ad Atessa, sono usciti fuori, vogliono rientrare, sono bravissimi, sono degli specialisti importanti, diciamo che presto invierò le mie richieste al direttore generale, spero che vengano accolte, perché in questo modo riusciremo a completare una grande opera che è stata fatta, e riusciremo anche a snellire e a smaltire i percorsi degli altri ospedali a Bespoke, che è quello che è la nostra mission, è quello che vuole il direttore generale, è quello che vuole il presidente della regione Abruzzo, è quello che vuole l'assessore alla sanità, l'assessore Campitelli, quello che vogliamo noi tutti. Grazie. Bravo a tutti, a questi operatori che si sono stati trasferiti.
Scusa, posso sì. L'ultima cosa, me la ricordavo, è un'altra cosa che ho voluto io, è la chirurgia ambulatoriale, il mio vecchio pallino, e lunedì siamo ripartiti. Anche qui può sembrare poco, ma gli interventi di chirurgia ambulatoriale evitano anche interventi più grandi. Abbiamo delle sale operatorie attrezzatissime e spero che tornino a lavorare al meglio anche queste. Grazie. Bene. Insomma, tutto un programma. Andiamo avanti. Bene. Vabbè, io ringrazio tutti che siete venuti, buon lavoro a tutti e complimenti. Vuole scendere al distretto? Sì, adesso io faccio con l'assessore un passaggio al distretto, diciamo, per vedere, diciamo, se ci volete seguire, diciamo, facciamo la scappatoia qui dall'ingresso.